in questo numero del Salus TG. Più trasparenza, 30.000 medici rendono pubblici i conflitti di interesse. La Nao Veneto annuncia il ricorso contro il richiamo dei medici in pensione. 840 borse di studio in più per medici di famiglia. Aumenta il numero di medici e aziende sanitarie che scelgono la trasparenza nei rapporti con l'industria. Per quanto riguarda i camici bianchi, in particolare, ben 30.000 hanno scelto di rendere pubblici i rapporti con produttori di farmaci o dispositivi medici. A fornire i dati, Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenas, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, in occasione del convegno Sanità e Malaffare, la corruzione si può combattere al Senato. Sapere dell'esistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse all'interno della propria azienda sanitaria, ha spiegato Bevere, è tra le principali misure di una strategia di prevenzione dell'anticorruzione. In questa ottica, Agenas, dal 2016, ha messo a disposizione dei responsabili della prevenzione, corruzione e trasparenza la modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi, strumento che consente di individuare la presenza di comportamenti a rischio da tenere sotto osservazione. La Nao Assomed, il sindacato dei medici dirigenti, annuncia che ricorrerà contro la decisione della Regione Veneto di assumere medici pensionati per far fronte alla carenza di personale. A comunicarlo, lo stesso sindacato che si attiverà anche per annullare tutti i concorsi indetti da Azienda Zero per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, che non contempleranno, tra i requisiti generali, quelli dell'essere medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, come previsto dalla normativa vigente. L'aumento di 840 borse di studio annuali per i medici di medicina generale, finanziate con 40 milioni, è ora in Gazzetta Ufficiale. Lo annunciano i portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissioni Affari Sociali della Camera, che sottolineano come, grazie all'impegno del ministro Giulia Grillo con le regioni, si muova oggi un passo importante verso la soluzione del problema della carenza dei medici nel nostro sistema sanitario.